al 54esimo minuto! Oh mio Dio! Ha sganciato una bomba, signori! Ha sganciato una bomba, signori! Ma che gol ha fatto? Salve a tutti, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Sono Yas e oggi sono qua con l'episodio 39 della modalità carriera con il Cagliari. Spero che sia il 39, se no farò un fail assurdo. Ma bando alle ciance, in questo episodio avremo tre partite molto importanti contro Napoli, Lazio e Milan. Quindi direi di non perdere tempo. Ho già fatto la formazione per andare ad affrontare Napoli, il 4-3-1-2 con Lopez, Darmian, Ayana, Martinez e Murru. A centrocampo Tufan, Pereira e Gil Romero con Rodrigo nella posizione di seconda punta dietro Ibar e Balotelli. Quindi la miglior formazione, quasi la miglior formazione che potremmo fare con il nostro Cagliari, una formazione che è cresciuta molto nelle ultime stagioni e dovrà dimostrarlo in questo campionato. E quindi è tutto pronto e possiamo tuffarci in questa partita. Saremo al San Paolo, campione 4 minuti, nuvoloso. Palla recuperata dagli avversari, Luis Adriano dentro per Lopez, il tiro. Ma vaffanculo, arriva il gol. Arriva il gol del Napoli con David Lopez che segna il gol dell'1-0. Tufan che deve tenere il pallone, la serve per Victor Ibarbo che prova a partire in velocità. Prova a partire in velocità, non lo ferma più nessuno. Attenzione, affrontato dal suo connazionale, lo salta pure lui. Victor Ibarbo dentro. Mamma mia Victor, cosa ha fatto Victor? Ora mettila dentro, dai, gol! Gol di Rodrigo, ma che azione di Victor Ibarbo che ha saltato tutta la difesa del Napoli, è andato sul fondo, poteva tirare ma ha deciso di non rischiare, l'ha messa dentro, guardate qua come ha saltato tutti i giocatori, è andato dentro con la sua velocità, l'ha messa dentro e Rodrigo non ha potuto sbagliare, stacco imperioso sul primo palo e quindi arriva il gol dell'1-1, del pareggio, partita che per le statistiche stavamo dominando. Il Napoli per ora ha fatto soltanto un tiro, ha avuto solo una chiara occasione che è riuscita a capitalizzare e questo dimostra quanto siamo stati sfortunati in questa partita. Finalmente pure noi possiamo gioire. Stavo parlando e arriva il gol del Napoli, arriva il gol del Napoli di Luis Adriano, ex giocatore dello Shakhtar, che segna il gol del 2-1, neanche il tempo di gioire. E il Napoli ci segna, tifosi del Napoli in delirio, secondo tiro per il Napoli, secondo gol, però bisogna ammettere che è stata una bella azione, una bella reazione del Napoli, mentre noi abbiamo forse gioito troppo e quindi dobbiamo ancora ricostruire tutto, siamo sotto. C'è Murru sul fondo, spinge molto questo terzino che è cresciuto tantissimo! Che parata che ha fatto Rafael, non ci voglio credere. Che stacco però di Rodrigo che in quella posizione di Cioci mi sta piacendo molto. Ho voluto provarlo per sfruttare di più la sua velocità e mi sta dando grandi soddisfazioni. Sarà proprio lui a batterla dentro dove c'è Gil Romero, però pallone troppo verso il portiere, verso Rafael che può rinviare senza problemi. Insigne, Insigne con il pallone, Insigne! No, ma non ci voglio credere. È già il secondo errore che fa Lopez, arriva al gol del 3-1. Porca troia ragazzi. Lorenzo Insigne ci purga e segna il gol del 3-0. Il San Paolo che è in delirio, lo stadio che trema. Però guardate qua, gran passaggio, intervento bruttissimo di Murru, però poi Lopez l'ha messa dentro in pratica. Purtroppo siamo sotto di due gol, forse sarà la prima sconfitta davvero pesante di questa stagione. Napoli con il pallone, siamo quasi al termine della partita e attenzione, palla dentro, dai, ripartiamo, ripartiamo. Siamo con i tre di attacco, il nostro tridente micidiale, c'è l'inserimento di Victor, vai Victor, questa volta non devi sbagliare. Victor, no, porca troia, io lo sapevo che sbagliava. Vi giuro, io lo sapevo che avrebbe sbagliato. Ma come si fa? Fa tutto bene, poi davanti alla porta. Ma sapete quanti gol ha scazzato da quando lo sto utilizzando? È fortissimo, c'ha 96 di velocità, tutto quanto. Però poi finalizzazione è davvero bassissima. E mi dispiace molto però perché abbiamo sbagliato tantissimo. Non ci stiamo meritando la sconfitta, assolutamente.
E questa qui è una partita che ci deve far riflettere perché è andata male, ma proprio male male. Abbiamo giocato bene, però poi sono stati più che altro gli errori individuali che ci hanno penalizzato. Dovremmo cercare di sfruttare meglio le nostre occasioni prossimamente. Finisce la partita, finisce sul risultato di 3-1. Partita non brutta, ma di più, perché vedendo la partita sì, sembra equilibrata, però ragazzi hanno fatto 4 tiri, di cui 3 in porta, 2 erroracci di Lopez, difesa imbambolata, quindi partita da dimenticare, lasciamo stare ora, mettiamoci sopra una pezza, siamo comunque sempre nelle posizioni alte, però è una sconfitta che ci rallenta. Ora dovremo affrontare la Lazio che è una squadra che non voglio sottovalutare perché l'anno scorso stava per retrocedere nella nostra carriera, però poi alla fine si è rifatta ed è riuscita a rialzarsi. Ora direi di fare la formazione per andare ad affrontare la Lazio. Secondo me potrebbe anche andare bene così con proviamo Çalhanoğlu, facciamo così con Çalhanoğlu a sinistra, Giroud a destra e Öztunali centrale. Quindi questa è la formazione con cui affronteremo la Lazio che è terza, è sopra di noi, però a pari merito avrà solo una differenza reti più alta. E quindi questa sarebbe un'occasione per comunque già dare un po' di distacco alle altre squadre. Quindi contro la Lazio non dovremo sprecare nulla, quindi ci vedremo direttamente alla partita. Però riusciamo a recuperare il pallone con Lewin Öztunali. Öztunali che aspetta l'arrivo di qualcuno, c'è Rodrigo che si ferma, punta al fondo, Rodrigo la cede a Vieto, prova il tiro a giro, la parata del portiere della Lazio che salva il risultato. Dobbiamo sbloccare questa partita assolutamente, stiamo comunque finalmente attaccando, attenzione che c'è Öztunali, prova il tiro, la palla ancora lì, no, va Civietto. Attenzione, siamo al 90esimo, potrebbe essere l'ultima occasione per la Lazio. Felipe Anderson non riesce a metterla dentro, bravissimi difensori. La partita finisce un punto che per come è andata la partita non ci meritavamo. Ha giocato molto ma molto meglio la Lazio e quindi questo punto ce lo teniamo stretti. Forse è il primo pareggio della quale sono contento perché contro una Lazio agguerrita che ha giocato una partita a pieno viso. Ora andremo a giocare l'ultima partita di questo episodio contro il Milan e farò la formazione e poi ci vedremo direttamente prima della partita. Bene, ho preparato la formazione, andremo a giocare contro il Milan. Questa qui è la formazione. Vorrei provare a cambiare modulo, provare il 4-3-3 offensivo con Lopez, Darmian, Ayan, Amartey e Murru. Centrocampo Giroud, Emre Can, con Çalhanoğlu trequartista dietro a Balotelli, unica punta come ali per il tridente, a sinistra Rodrigo, a destra Ibarbo. Proviamo così per cercare di mettere in difficoltà il Milan, ci vedremo direttamente al San Siro di Milano. Eccoci qua ragazzi, siamo al San Siro per affrontare questa partita contro il Milan, una squadra molto forte della Serie A. E questa qui è una partita che l'anno scorso c'era andata bene, un avversario con la quale eravamo riusciti bene o male a comportarci bene. Però questa è una nuova stagione, sono nuove partite, abbiamo il loro ex giocatore Balotelli lì sopra in attacco e nulla, David Lopez in porta e nulla, tutto pronto, possiamo cominciare la partita, io non ho paura del Milan, possiamo batterli. Benissimo, usciamo dalla nostra area, possiamo ripartire, Super Mario Balotelli però è affrontato da troppi difensori, si affida a Victor Ibarbo che prova a darla dentro per Çalhanoğlu, però è stato atterrato Victor Ibarbo, quindi sarà una punizione per noi. Direi di provare a fare una cosa del genere. Proviamo così. Attenzione Rodrigo, la parata, la palla è lì, arriva il gol di Emre Can al 26esimo minuto, che culo ragazzi, avevamo fatto un ottimo tiro qua con Rodrigo, parata bellissima di Lopez che però non è riuscito a parare questo stacco di testa, l'ha infilata proprio nell'angolino,
dove Lopez non poteva arrivare. Stacco molto bello di Emre Can, che segna il suo primo gol in Serie A, e penso che sia proprio il suo primo gol da quando è arrivato, non vorrei sbagliarmi. Quindi siamo sopra al 26esimo minuto, clamoroso. Emre Can con il pallone, Emre Can che si ferma, può provare la botta, che gol! Ma che gol ha segnato Emre Can al 54esimo minuto! Oh mio Dio, ha sganciato una bomba, signori! Ha sganciato una bomba, signori, ma che gol ha fatto! Oh mio Dio! Emre Can, doppietta per lui! Contro il Milan, guardate qua, insieme, che gol che ha fatto! Lopez che forse si tuffa in ritardo, ma non poteva sperare di arrivarci. Emre Can in formissima, segna la sua doppietta contro il Milan. Mamma mia ragazzi, sono stracontento. Al 54esimo siamo sopra di due gol, dopo una sconfitta, un pareggio, possiamo ambire a una vittoria, ma non vorrei gufare. Attenzione che sta ripartendo il Milan, attentissimi i nostri difensori, attenzione che il Milan è scoperto, c'è Victor Ibarbo che è velocissimo, punta al fondo, Ibarbo si ferma, la mette dentro per Balo, 3-0! 3-0, gol di Super Mario Balotelli, che va e esulta sotto la curva. Non so se sta esultando, è la sua esultanza tipica di stare zitto. E qua i tifosi del Cagliari che davvero sono stracontenti. 3-0, cosa ha fatto il nostro Cagliari con Ibarbo che l'ha messa dentro per Balotelli. Milan che era scopertissimo e ho sfruttato questo buco. Davvero ottima partita, arriva il sesto gol in Serie A per Super Mario Balotelli, che si sta dimostrando un leader della squadra, un ottimo attaccante che fino a due stagioni fa, fino all'inizio della carriera, non ci saremmo mai sperati di avere un attaccante come lui. È un 86 di overall, quindi questo dimostra anche che siamo diventati una squadra importante, giocatori forti ci vogliono, cioè vogliono venire alla nostra squadra. Attenzione che c'è proprio Balotelli che non riesce a tenere il pallone, Balotelli che lo recupera, oh! No, è stato steso giù. Kruse, arriva il gol, mamma mia dove l'ha piazzata Max Kruse, ex giocatore del Borussia Mönchengladbach. Un ottimo attaccante che l'ha piazzata proprio lì. E quindi 3-1, subiamo il gol. Rodrigo per Jesus Corona. Corona che si accentra. Il passaggio è per Mario Balotelli. La palla che va a lato dalla porta. Ma l'arbitro fischia. Triplice fischio. Vinciamo 3-1 contro il Milan in casa da loro. E finalmente troviamo una vittoria importantissima per il morale. Comunque partita che abbiamo dominato. E troviamo anche finalmente un risultato positivo, una vittoria che non arrivava da ormai troppe partite. E quindi ora ci rituffieremo sulla Champions League, ma ne riparleremo comunque nel prossimo episodio, dove dovremo affrontare il Manchester United, ci sarà il Bologna, l'Atalanta, il Basilea. E penso che nel prossimo episodio giocheremo le partite contro Manchester United, poi Bologna penso che la simuleremo, per poi andare a giocare contro l'Atalanta e contro il Basilea, che poi vedremo anche la classifica dell'Atalanta, se è abbastanza tranquilla come partita penso che simuleremo pure quella per andare a giocare contro la Fiorentina, e poi ci rimarrà soltanto il mese di dicembre che poi faremo in un altro episodio. Quindi comunque stiamo andando a ritmi elevati, sta andando veloce questa sessione prima del calciomercato invernale. Mi sto impampinando, quindi io direi di terminare l'episodio qua. Io spero che vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel mi piace, un commentino qui sotto con tutte le vostre considerazioni, poi non so, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, siete ancora in tempo per rimediare. E nulla, io direi di chiudere l'episodio qua, noi ci vedremo prossimamente con l'episodio penso 39, qua è tutto da IAS, bella ragazzi.